Oggi andiamo un po' più di rock and roll per mantenere viva la passione di questo canale, di cui anche tu sicuramente sarai già iscritto, iscritta, giusto? E di cui già avrei messo un bel like di fiducia, giusto? Soprattutto per l'argomento che affronteremo oggi, perché carissima tribù rossonera, tribù di gente vera, buon pomeriggio. Voi sapete quanto io ci tenga al discorso stadio, perché a mio avviso è il punto focale, il focus per continuare nel mio attendismo e non sbarellare nei confronti di questa società, visto che il primo punto l'hanno ottenuto, era quello del Milan futuro. Il secondo, che per me è il più importante, è la questione stadio. Eppure, bisogna discuterne, perché c'è un effetto San Siro di cui ovviamente il sindaco Squeri di San Donato Milanese si sente alquanto toccato, perché ovviamente dice: ma che ci state prendendo qua per delle marionette? Cioè, state facendo che tipo di gioco state facendo? State mettendo due piedi in una scarpa o un piede in due scarpe, o state facendo il gioco delle tre carte? Ecco, quindi io sono completamente d'accordo con il sindaco di San Donato Milanese, perché non solo lui ma anche noi tutti milanisti abbiamo bisogno di risposte chiare. Tutto questo oscurantismo dietro questa situazione, che per noi è fondamentale, la questione stadio, ovviamente non fa altro che fomentare anche una parte, ormai diciamo una fetta molto grande, dei tifosi del Milan ad andare contro poi questa società. Però lo stanno cercando loro lo scontro. Uno sul caro biglietti, perché non si possono vedere i prezzi di Milan-Napoli, soprattutto Milan-Juventus, e in questo, come stamattina vi ho letto il comunicato dell'Associazione Italiana Milan Club, di cui io anche faccio parte, il Milan Club Barcellona, mi sembra qualcosa di assurdo. Io voglio anche capire che una parte di biglietti possa essere destinata anche dei turisti che vogliono viversi il Milan Experience al 100% anche con la visita della città. Però la stragrande maggioranza dei biglietti devono essere messi a disposizione dei Milan Club, della curva e di coloro che da sempre hanno passato domeniche senza stare in famiglia, in casa, in trasferta. Quindi fare Living in America lo fai in Living in America. In Italia si vive in Italia, e non è Living in Italy, no no, si vive in Italia. Il tuo Living in America te lo tieni là. Quindi se sei venuto a investire in Italia devi capire che ci sono delle norme non scritte e delle usanze non scritte, che però fanno parte del nostro popolo, che devono essere assolutamente rispettate. Allora, da dove nasce tutto? Praticamente l'altro giorno c'è stato questo incontro tra i vertici di Milan e Inter, il sindaco di Milano e i ministri dello sport e della cultura, che ha aperto dei nuovi scenari per quanto riguarda lo stadio nell'area di San Siro. Nonostante il club rossonero, nonostante il Milan a più riprese, anche attraverso le parole del presidente Scaroni, che sembra che è l'unica, diciamo, cosa a cui tenga veramente del nostro Milan, perché da quando io praticamente ho aperto il canale, ormai quasi 5 anni fa, io di Scaroni ho sentito parlare solo per la questione stadio, per il resto il nulla assoluto. E quindi a più riprese lui ha anche sottolineato il fatto che la strada che porta a San Donato è la strada privilegiata ed è assolutamente viva. Però ovviamente c'è un qualcosa che va a scontrarsi anche con tutto ciò che ha a che vedere con l'area comprata per 40 milioni, i terreni comprati in quel dell'area di San Francesco di San Donato Milanese. E dunque le parole che aveva
rilasciato ai microfoni di Sky Sport prima di Milan Bruges, ovviamente hanno fatto sì che c'è stata una replica da parte del sindaco Squeri di San Donato Milanese. Cosa ha detto il nostro Carlo Paolo Scaroni? L'incontro col sindaco di Milano, ministro della cultura e il ministro dello sport è andato molto bene, un incontro di livello in cui abbiamo superato il problema che ci si poneva da mesi della conservazione del secondo anello di San Siro. Possiamo costruire un nuovo stadio a San Siro, qui nella zona di San Siro, conservando nell'edificio che verrà al posto dello stadio in cui siamo oggi, il secondo anello. Un incontro molto positivo che ci ha avvicinato a considerare la costruzione di un nuovo stadio a San Siro come un'ipotesi da prendere in seria considerazione. Inoltre ha aggiunto che abbiamo ancora dei passaggi, come quello di capire a che valore ci potrà vendere la municipalità di Milano lo stadio di San Siro e l'area circostante. Tutto questo non lo sappiamo ancora ed è per questo che teniamo ancora ben desta la nostra ipotesi di San Donato, dove abbiamo lavorato tanto tempo e anche ci abbiamo speso 40 milioni. Queste sono state le parole prima di Milan Bruges di Paolo Scavroni. E non si è attesa per tanto tempo la risposta del sindaco Squeri di San Donato, che proprio oggi, attraverso un comunicato importante da parte proprio del suo comune, di cui lui è sindaco appunto, scrive: a fronte delle recenti notizie e dichiarazioni del presidente del Milan che prospettano di considerare la costruzione del nuovo stadio a San Siro come ipotesi concreta, il sindaco Squeri ha chiesto un incontro urgente con i vertici del Milan e la proprietà della società al fine di giungere a un chiarimento in merito al progetto dello stadio a San Donato, considerando anche che l'iter amministrativo ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle istituzioni coinvolte e di tutti i cittadini. Coerentemente con gli impegni assunti di tenere aggiornati i cittadini su tutte le fasi del percorso del progetto stadio, a seguito dell'incontro il sindaco aggiornerà sull'esito della riunione e sui contenuti emersi. Dunque, come ho detto all'inizio, c'è una situazione che riflette in una maniera o in un'altra e fa anche da specchio del come si muove non solo in questo ambito ma anche su tutto il resto, a livello comunicativo con la stampa piuttosto che con noi tifosi, questa società di stampo totalmente americano. Sinceramente sta cominciando un po' io come carattere, sapete, sono una persona che la pazienza è il mio forte e l'ho lavorata negli anni, perché io di paziente non avevo assolutamente niente, anzi vi dirò di più, io sempre sono stato un carattere molto ma molto fumantino, come si suol dire. Ma negli anni, ovviamente, la pratica anche di meditazione e compagnia bella mi ha portato a riflettere, a meditare sulle cose. Poi ogni tanto, io non è che sono un santo, ho anch'io i miei sbarelli e lo vedete anche a volte, ma perché sono un essere umano e l'essere umano, in qualità di essere umano appunto, ha i suoi pregi e i suoi difetti. E io sono una persona molto ardente, ho il sangue che mi bolle nelle vene. Riesco anche a placarlo in certi momenti, ma in altri faccio un po' di fatica per quanto ci sto lavorando. E il discorso stadio è un discorso che ci tengo particolarmente. È l'unico vero discorso per cui, a differenza di tanti altri youtubers piuttosto che giornalisti, o in questo momento anche quello che sta succedendo con la questione della Curva Sud piuttosto che l'Associazione Italiana Milan Club, sono rimasto sempre in questa posizione di attendismo, perché semmai appunto si porta a termine uno stadio di proprietà, alla fine questa società avrà vinto. Poi potrà anche venderla subito, potrà subito vendere il Milan, però ci avrà fatto fare quell'upgrade necessario per stare a certi livelli anche con le grandi d'Europa. Ma se noi continuiamo anche facendo un nuovo stadio che sia l'area di San Siro, con quelli là, innanzitutto ricordiamoci che quelli là hanno da pagare ancora 40-50 milioni di affitto al comune, di affitto, cioè stiamo parlando di 40-50 milioni di affitto che ancora non hanno pagato quelli là dell'Interland milanese, sono stracarichi di debiti, per loro saremmo come il salvavita se ancora ce li teniamo addossati come le cozze allo scoglio. Eh no, perché se poi va a passare questo, cari i miei Scaroni, Cardinale, Moncada, Furlani, Ibra e compagnia bella, da me troverete un muro
ma di quelli che non avete mai trovato con nessuno youtuber o giornalista che fino adesso è sempre stato sull'out. Attenzione, perché le due prerogative per i quali io vi sto mantenendo la pace in questo canale contro di voi, Milan Futuro e lo stadio, e lo dico, lo ribadisco ormai da un botto di tempo. Milan Futuro, ok, ma per me lo stadio è molto più importante, perché da lì si muoverebbe tutto un altro scenario anche per quanto riguarderebbe poi dopo i risultati sportivi. Perché? Perché se tu hai un tuo stadio di proprietà, hai degli introiti tutti per te, non li devi innanzitutto dividere con quelli là, li puoi utilizzare 365 giorni all'anno, in più crei posti di lavoro, si creerebbe un impero Milan. Ciò vuol dire che poi dopo puoi anche andare a puntare su giocatori di uno step più alto, o sbaglio? Ciò vuol dire, e l'ho detto tre volte, ciò vuol dire. Quindi, tradotto, ci sarà un ritorno del Milan nelle alte vette, dove merita di stare, essendo la seconda squadra europea dopo Real Madrid con più Champions League e la terza a livello mondiale con più titoli. O sbaglio? Noi milanisti, ci sono quelli che ormai non ci stanno più dentro, ormai sono scoppiati completamente e non gli va bene niente. Ci sono quelli che vanno a corrente alternata, sì e no, e poi ci sono quelli come me che stanno sempre sul pezzo nella difesa del milanismo, del Milan, e cercano di non creare polemiche sterili, futili, inutili. Fino a quando, ovviamente, ci sarà poi una decisione netta sullo stadio. Il Milan sceglie di andare a San Donato, totalmente, tutto va in quella direzione, avrete il mio appoggio, diciamo neutrale, nel senso che non sono a favore vostro, ma neanche sarò a vostro sfavore, quindi non creerò nessuna polemica, rimarrò nell'attendismo fino a quando poi lo vedo che sarà fatto. Ma se decidete di andare a San Siro con quelli là, qui troverete, cioè, proprio la guerra, ma di quelle serie. Capito? È chiaro il concetto? Come si dice? A buon intenditore poche parole. Ti invito ad entrare anche nel mio terzo canale, Saggezza Popolare, perché domenica è uscito un audio che non so quanti di voi l'hanno ascoltato, ma vi farebbe bene ascoltare. Il mio terzo canale, Saggezza Popolare. E tra poco uscirà un altro video di quelli belli potenti per sputtanare l'ennesima volta la farsa contro la pirateria sull'altro mio canale, La Tribuna del Pallone. Quindi anche tu, se vuoi sostenere Tribuna del Pallone, Tribù Rossonera e Saggezza Popolare, puoi abbonarti da 0,99 al mese, neanche un caffè, tanti di voi già l'hanno fatto, è semplicemente un supporto. Non lo vuoi fare, non puoi farlo? Allora sostienimi in un altro modo, fa sì che anche amici, parenti e conoscenti si iscrivano a questi canali e condividi nei tuoi social ogni mio video. Questo già sarà un modo per ripagare anche tutto ciò che io ogni giorno con il cuore e con la passione cerco di trasmettere. Ci vediamo più tardi nella Tribuna del Pallone per la buffonata che hanno combinato sul discorso pirateria. Bacio le amiche, forte abbraccio a tutti gli amici e sempre forza Milan, ovunque e comunque. Ciao! Mi piace, che bel metal piace. Anche tu in basso, se ci sei, dimmi se ti piace il metal. Adesso sì.